molto importante. Noi tra poco avremo qui negli studi di Radio Vera gli Winnie the Punk. La mia disperazione deriva dal fatto che adesso the Punk. il Gianca mi porta via la Chloe, non la vedrò mai più. Portamela no, tutti. Non la vedrò mai più. www.radiovera.net, sempre con te. Sono le 11:06. Little Muse of the Dark, finale a cappella della Neri per caso per gli Winnie the Punk, che sono i miei secondi ospiti musicali di questa mattina. Sono qui con me tutti gli Winnie the Punk. Buongiorno. Ciao Radio Vera. Ciao a tutti. Allora, come dire, spengo tutto. Come dire Winnie the Punk con un nome così, cioè, ci hai già capito. Winnie the Punk, peccatona. Che se non sbaglio stasera sarete alla festa del giovane del Villaggio esatto. Sereno, giusto? Esatto. Giusto. Quindi noi facciamo questa bella chiacchierata per conoscervi meglio, per gli ascoltatori che ancora non vi conoscessero, ma poi c'è la possibilità, insomma, già stasera di venirvi ad ascoltare dal vivo alla festa del giovane presso l'oratorio San Filippo Neri del Villaggio Sereno. Allora, cominciamo un po' a presentarci, perché io Franz lo conosco da diversi anni, sì, devo dire. Lo conosco in tutti i Franz. Inutile mentire. Anche bazzicato da queste parti, non diciamo per quale motivo. E dopodiché abbiamo gli altri che invece si presentino. Nome e ruolo. Attaccante? Vai. Marco, una delle due chitarre. Va bene, Marco chitarrista. Io poi sono Stefano, l'altra chitarra. L'altra chitarra e il bassista. Esatto, che sono me. Io sono Lori, detto Lorenzo, detto Lori. La voce. E canto, sì. Detto O. Detto R. Io sono Claudio, la batteria. E va detto che gli Winnie the Punk nascono nel 2006, se non sbaglio, 5 sì, anni fa. Il 24 novembre del 2006. Anche la data c'avete. Esatto. Sì, sanno. Ed era anche un venerdì, se ti interessa. Venerdì 24 novembre 2006 da Lorenzo, Franz e quale dei due? Il nonno del gruppo. Il nonno. Mi raccontate un po' com'è nata, com'è successa questa cosa di creare un gruppo? Allora, praticamente questa è una mia interiezione personale per la quale vengo sfruttato. Aperte le virgolette. In realtà è un modo molto sfonderà sicuramente il fenomeno della prossima estate. Ci siamo conosciuti in occasione, anzi io e il Franz ci conoscevamo da un sacco di tempo, perché lui è stato il mio animatore del Villaggio Sereno. Tariamo il gruppo subito. Esatto, okay. Poi appunto per varie esperienze musicali traverse Franz ha conosciuto Marco anche tramite l'università e in seguito a ciò abbiamo composto un trio acustico che ha suonato alla festa di tesi di laurea di mia sorella. Attenzione. Da cui poi è nata l'idea, insomma, perché in acustico ci eravamo molto piaciuti, reciprocamente, ovviamente, cioè non al pubblico ma tra di noi. E da che, questa che idea è la cosa importante. Esatto, un colpo di fulmine. Colpo di fulmine, però, per certi versi. Comunque, e da questa idea poi appunto è nato l'ispirazione per un gruppo un po' più rock, sì, quindi la voglia di usare la chitarra elettrica, il basso elettrico. Poi in università c'era un volantino in bacheca in cui il batterista cercava voci, chitarra e basso per fondare una band punk. Lui era un batterista punk, noi volevamo fare questo. Insomma, sai, il destino a volte te le mette lì le cose, e così è stato. Dov'è che te le mette il destino? Non si può dire, non sempre te le mette, lo dico, ma devi mandare il jingle. Comunque il batterista poi è qui con noi e naturalmente nasce, insomma, questa band embrionale, ma fin da subito c'era l'idea di fare qualcosa di vostro, oppure avete iniziato ovviamente come tutti, come cover band
con pezzi di altri. Allora, in realtà è stata lunga, perché questo non è il batterista originario, ma è arrivato dopo, e da quando è arrivato lui, con anche Stefano, sono entrati nel gruppo, sono gli ultimi due arrivati, allora lì si è concretizzato anche il progetto e la possibilità di fare l'EP che avete sentito poco fa. E dopo naturalmente parleremo prima anche di l'idea quello. C'era, prima cosa facevamo le tante canzoni cover. Di chi? Faceva i Green Day, Offspring, Blink, poi cos'altro? Sun 41. Basket Case è uno dei nostri cavalli di battaglia. Che tra l'altro mette in grave difficoltà il batterista. A meno che non sia bravo. La sua maggiore difficoltà è quella di asciugarsi il sudore mentre suona, che è difficile, ma lui riesce lo stesso. Ma dimmi una cosa, batterista. Sì. Lorenzo? Claudio. Lorenzo è lui. Ma in Basket Case, nella versione originale dei Green Day, la batteria è originale o è campionata? È fatta con la bocca. Secondo te? Perché mi sembra troppo veloce, troppo perfetta per essere vera, eh? Ma mi stai facendo una domanda da $1 milioni, perché credo di averla ascoltata forse una volta fino a metà. Quella è troppo complicata. No, ma guarda che è bello così. Noi l'abbiamo chiamato una sera così. Dai, vieni a fare una prova, vediamo se andiamo bene insieme. E ho cominciato a suonare senza nemmeno sapere le canzoni che facevamo. E quindi noi abbiamo detto: ok, se suona così non le sa, figurati se le sa. Figurati se le conoscesse, eh. Eccola qua. ma il pezzo dove non c'è la batteria, anche te, arriva dopo, lo fa da partire dall'inizio. Infatti è la canzone, suonano in tre, io un quarto d'ora, il basso entra dopo 21. Davvero? Sì. Vabbè, comunque noi teniamoli in sottofondo. Poveri noi bassisti, farò il sindacato dei bassisti che non suonano per 20 minuti. Ma tu il basso suoni da quanto tempo? Da una decina di anni più o meno. Da una decina d'anni, quindi sembra giovane, ma in realtà no, ma voi siete tutti giovanissimi, più o meno. Ti sembra originale? Sì. Va bene, vai, però perfetto. Allora l'hanno rifatto almeno 10 volte. Il batterista anche più veloce dei Green Days è bravo. Sì, ogni tanto chiama Claudio, gli chiede qualche consiglio. Claudio ci sta. Diciamo così. Veniamo a noi, perché da qualche mese è uscito appunto il vostro EP con quanti brani? 5. Sono 4 brani più una cover tributo a un grande della musica che è Bob Dylan. Perfetto. E la cover ovviamente è Knocking on Heaven's Door. E già ci accusano di averlo assassinato. E già ci accusano. Perché ci sono i nostalgici di Bob Dylan che hanno la passione ovviamente per la versione rock della canzone, quindi la sua lentezza, tutto quello che quella canzone trasmette, la contemplazione. Esatto, che però dopo 2 minuti noi che siamo un gruppo punk, in pieno spirito Winnie the Punk l'abbiamo stravolta. E qualcuno si era lamentato anche delle versioni dei Guns, in realtà, esatto. Che invece secondo me. Quella lì è una delle versioni più belle forse della storia. Anche secondo noi, me. E noi così abbiamo voluto fare questa cosa, consci del fatto che avremmo diviso il pubblico a metà. Vabbè, comunque sia, il vostro pubblico c'è, perché avete un bel seguito che vi segue ovviamente nei vostri concerti, le groupies che poi trombate alla fine. Le groupies non le abbiamo, però le salutiamo, abbiamo le Caterinas, sono due Caterine che ci seguono dal primo concerto che abbiamo fatto con Claudio nel 2009. Sono venute a qualsiasi data, a qualsiasi distanza, a qualsiasi chilometraggio, loro erano con noi. Salutiamo le Caterinas allora. Esatto. E adesso ho dimenticato una domanda che doveva essere immediatamente fatta, ovvero il nome del gruppo. Winnie the Punk, che si ispira chiaramente a... Io direi che lo spiega Stefano. Allora io quando ho acceso il gruppo non c'ero ancora, quindi passerei la parola. Ma in realtà Lori è andato. Voi vi scaricate la responsabilità. No, la storia, ma è Marco la sa, secondo me Marco, questa. Quasi. La sa Marco, dai, Marco. Dai, circa. Come mai? Devi mettere panico. Panico, chiama a casa. Decidere. Allora, aspetta, no, allora. Posso fare una roba alla Cyrano de Bergerac? Fare l'aiuto del pubblico, se vuoi. Posso chiedere l'aiuto del pubblico? Esatto. Devi dire che non sapevate cosa fare, che non usare? Fondamentalmente eravamo indecisi su qualche nome, comunque un po' allegro, un po' simpatico, che trasmettesse l'energia del gruppo, la voglia del gruppo di fare il genere di musica che facciamo, ma trasmettesse un po' di queste idee, energia, allegria e così. Nel volere, ma nel su scegliere. Via anche un po' di leggerezza, leggerezza anche, via. Perché ovviamente non vuole essere una cosa pesante da trasmettere al pubblico. Allora, girando tra i vari nomi, si è venuto in mente questo Winnie the Punk. Ci è piaciuto anche come musicalità, come tutto, e
però hanno dovuto, abbiamo dovuto mettere la Y perché abbiamo scoperto di un altro Winnie the Punk, anzi altri due o tre probabilmente, che però non c'è più, però ormai era così e allora noi siamo diventati noi grazie alla Y. Quindi noi finale, poi ormai abbiamo scoperto che c'era anche un certo Winnie the Pooh che esatto, non sappiamo come non sappiamo. Beh, chi diciamo che l'ultimo gruppo italiano che si è ispirato a Winnie the Pooh ha avuto un certo successo, sì, dato abbastanza ma bene, dovremmo chiedere i diritti alla bene. Disney perché loro ci hanno messo l'H in fondo, non è perché sì, ma quando ci sono dietro i soldi poi è facile, poi avete la punk diciamo, e poi abbiamo la Y perché il vostro genere è chiaramente punk ma molto ska, anche molto veloce, no? Sì, in realtà noi siamo tutti veniamo tutti da generi molto diversi, siamo tutti veloci da, esatto, siamo tutti molto veloci anche a parlare, no? Veniamo tutti da generi diversi. Il chitarrista Marco, che ha appena finito di spiegare il nome, lui è un metallone come pochi ce ne sono, poi c'è Stefano che è un bluesman, io che o vorrebbe essere un bluesman, mi piacciono tante cose diverse e il mio genere, da quando faccio il bassista ovviamente lo sky, i bassisti possono capire perché, Lori io ascolto un po' di tutto, però quando l'abbiamo conosciuto era Blink, gennaio pantaloncini corti meno 20 gradi ma lui Blink infradito, ok. E Claudio viene un po' dal grunge, dalla scena dell'altro punk come tanti lo definiscono, però di queste contaminazioni parleremo tra poco, adesso ne andiamo in pubblicità, sì, così. Dopo la pubblicità dobbiamo alzarci e andare in pubblicità, no, entriamo con una canzone vostra, quale? Sceglietela voi. Vai, direi che sceglie il più giovane del gruppo. Ancora no, oggi? No, no, scegliete voi. Il capo è Franz, allora dai, non cadere. Vai, Franz. Metti sulla cover, dai, la 5. È l'unica che non ho inserito. Davvero, qua? Fantastico. Allora mi metti sulla 2. La 2 e poi ti spiego perché. No, mi devi dire il titolo però. King Without Crown. Perfetto, perché non è che inserisco con la 2. Ma noi la chiamiamo la 2, la 1, la 3. Dopodiché, dopo la pubblicità, farò entrare a suo rischio e pericolo la nostra Vivi nello studio con voi. Se ha delle domande anche lei, ve le farà. Quindi preparatevi, preparatevi. Ci prepariamo psicologicamente. Va bene, Vivi, ti aspettiamo. Winnie the Punk è qui con me, adesso pubblicità e poi torniamo con loro. Frequenze magiche. Radio Vera. Radio Vera, con un nome così, c'hai già capito. Ragazzi miei, che energia, gli Winnie the Punk, King Without Crown, ovvero Re Senza Corona, le 11:26 minuti, loro sono ancora qui con me, la Vivi è entrata nella gabbia dei leoni. Sono entrata nella gabbia dei siamo leoni. Siamo entrati, no, nel Vivi. Ha fatto la battuta. Basta, adesso mettiamo su Masini ed è finita la puntata. Ce l'andiamo. Va bene. Allora, tu hai una domanda per questi ragazzi? Sì, una domanda per questi ragazzi, perché ascoltando questa canzone ho pensato un po' ai primi Red Hot Chili Peppers, non so se li conoscono loro, ma quando penso facevano un mega casino, vabbè, poi Green Day. No, ma proprio gli albori, cioè è una vita che ci sono. Ripetiamo che allora ci sono i giovincelli, ma ci sono anche i vecchi qua dentro. Io quando Jack Frusciante c'ero, quindi c'eri anche prima, nel 83. No, prima no. Quando prima c'era Navarro. No, mi dite un po' le vostre esatto età, per favore. Io ho 15 anni, più quanti? 12, 15 più 12, 27. 27 anni, Franz, ma ero un ragazzino una volta e anche lui comincia a invecchiare. Lorenzo? Io ho 22 a ottobre. Quindi è giovanissimo. Infatti. Stefano, io sono come Claudio del 1990, quindi 21 quest'anno. Giovanissimi. Claudio compie gli anni 7 settembre. Auguri, auguri, anche già lui. In anticipo. Non volevo dirlo, però. Lui sì, invece. Deve arrivare il fatto. E l'ultimo? E Marco? Io invece sono il più giovane del gruppo, colpo effettivamente, perché ne ho 18 da 11 anni. Bene, io adesso me ne vado perché sono quella più vecchia qui dentro, li lascio soli. No, mi sa che lui ne ha 18 da 11 anni, quindi 29? Risposta esatta. Il più bravissimo! Il più vecchio del gruppo. Il più vecchio, del gruppo che è presso poco mio coetaneo. Sì, anche già i capelli bianchi, non si vede in radio, ma li ha tutti. Va bene, bianchi. Torniamo alle cose serie. Esatto. Certo che torniamo alle cose serie. Ma la domanda è questa. Sicuramente voi ascolterete diversi generi musicali, non ascolterete solo punk e ska. Ecco. Come fate a conciliare i vostri gusti musicali con la musica che poi fate concretamente sul palco? Che è quello che c'è in comune. Diciamo che la nostra caratteristica è un po' quella di non avere, cioè noi dovremmo essere punk perché comunque l'anima sarebbe quella, però proprio perché ognuno ascolta un genere diverso, dal blues che ascolto io anche a altri generi, metal, lui, diciamo che la nostra particolarità è proprio questo mix di varie influenze che alla fine secondo me si percepisce in alcuni dei nostri brani in modo particolare. Anche King Without Crown non si può giudicare una canzone proprio strettamente punk, no, effettivamente no, è un pochino più rock.
E quindi però, secondo me è una cosa positiva. Tante perché... cose dentro, nel senso che non è solo punk, non è solo rock, non è il basso fa una cosa, la chitarra, cioè proprio anche l'approccio con lo strumento. Sì. Comunque vi vedo belli sciallati questa mattina. Tranquilli, belli tranquilli. Invece quello che volevo chiedervi io, visto che io sfoglio i giornali ogni mattina e vedo che fate parecchie cose, cioè ogni tanto vedo il vostro nome fare capolino sui giornali, fate delle serate. Sabato scorso ho parlato di voi perché avevate una serata, non mi ricordo dove, sabato sera scorso. Dove che eravamo sabato? Non mi ricordo, l'ho detto comunque. Siamo talmente in giro al parco di Vianello. Ah, è vero. Hanno perso anche loro il senso dell'orientamento, ormai talmente sono presenti. Quindi insomma, rispetto alla media insomma dei gruppi musicali che si lamentano sempre perché non fanno serate, non riescono a lavorare, voi qualcosina fate. Anche qui, noi abbiamo deciso di fare questo EP verso ottobre-novembre dell'anno scorso e abbiamo messo in cantiere ovviamente il progetto, abbiamo cominciato a registrare le tracce, a prendere le canzoni che erano lì a pezzi, abbiamo dato loro una dignità e le abbiamo registrate. Poi abbiamo detto, perché fare un tour o comunque portare in giro un EP così a caso? E allora ci siamo, non so, prodigati, come dire, a trovare un motivo reale per motivare poi un tour di questo genere, e abbiamo trovato la beneficenza per un'associazione che si chiama Kalima Onlus, di cui Claudio fa parte, e che è impegnata in Africa, in particolare in Mozambico, nella località di Morrumbene, per la costruzione di un pozzo di acqua potabile. E quindi abbiamo costruito un tour intorno alla promozione dell'EP a scopo benefico. Quando lo fai così, partendo da un motivo così nobile, profondo, volevo dire nobile, profondo, sì, beh, nobile lo dicono gli altri, noi chiamiamo profondo, nel senso che è una cosa che ci viene da dentro. E allora abbiamo costruito tutte queste date, siamo andati in giro, ci siamo, scusami la parola, sbattuti da fine marzo fino a praticamente maggio e anche oltre, e abbiamo trovato tutte queste date. E poi piano piano ci sono capitate le occasioni, ci abbiamo conosciuto gente e siamo arrivati a 25 date più o meno da 26 quindi non è poco. Complimenti per questo Winnie for Africa Patalov Tour 2011, sì, giusto? Esatto. Ma il nome Patalov, che poi è il nome dell'EP, non l'avevamo ancora detto, da cosa Claudio deriva, Claudio? Allora, lo dividi a metà e capisci il segreto. Diciamolo, tanto siamo su una radio più vera di così non si amate può. La patata, esatto non è quello, noi ce l'hanno Chloe. Comunicato, voglio Chloe qua. Dai, ragazzi, chiariamo, non è che non l'amiamo, semmai è il titolo che no, vorrei che qualcuno interpretasse. No, però non era quello in realtà l'assunto da cui parte il nome. Ce l'hanno detto dopo, ci hanno detto però sembra l'amore per la patata, e noi ma loro intendono la patata al tubero. No, la patata è un discorso lungo, capito, che non si può mettere a contare. L'altra metà è love, su quello esatto, non è niente da fare. Patato, noi ci chiamiamo patati. Patato è così cosa. Viene perché in realtà è la chiave universale per rispondere a qualsiasi domanda, no? Se uno ti dice cambia il tono, no? Ti dice quello lì è un patato. Invece se la fai è un patato, capito? È una specie di aggettivo siamo universale matti, che noi utilizziamo per descrivere. Siamo matti, Alex, è inutile che tu ci conosci un po'. Sì, sai, è inutile che fai certe domande. Però per carità, io ho sotto mano adesso l'elenco invece del tour e volevo segnalare un po' di date anche agli ascoltatori. A parte stasera, lo ripetiamo, al Villaggio Sereno con la festa del giovane, a che ora suonerete? Verso le 21:30, giusto? E poi sì, 22 anche stasera, sì. Chi è che l'ha detto? Lorenzo. Il mitico uomo che mi ha ceduto la sedia, vedi che cavaliere. Sentivo una voce che arrivava dall'aldilà. Lorenzo, che è anche uno degli organizzatori della festa del giovane, stasera qual è il programma generale? Stasera si comincia alle 21 con DJ Agri, che è un DJ, un ragazzo del villaggio agricolo, che viene dalla campagna, esatto, quindi è una cosa innovativa. Poi ci siamo noi dalle 22 e a seguire attorno alle 23, anzi noi inizieremo anche prima delle 22, quindi per le 23 DJ Giorgio G, che è DJ appunto che collabora anche con voi ovviamente, e poi basta, tanta birra e le solite cose, ecco. E quindi stasera vi aspettiamo all'oratorio San Filippo Neri con il concerto degli Winnie the Punk. So che poi venerdì sarete a Mairano, vedo da un amico tra l'altro, da Harvey, all'Old Fashion di Mairano, salutatemelo. Io non posso più andarci perché dopo aver fatto una serata lì sono stato querelato dal sindaco, quindi io Mairano non ci posso tornare a tempo indeterminato. Ma è molto simpatico anche il sindaco, quindi ti aspettiamo ancora. Però sono tutti amici, salutatemi Harvey, il sindaco anche no. E il 10 poi questo Brescia Acoustic Version, c'è qualche informazione in più da darmi? Perché sto leggendo sì, fisicamente il tour. Abbiamo un progetto parallelo in cui esprimiamo tutta la nostra follia, per cui noi ripresentiamo il nostro repertorio punk in versione acustica. Wow. E infatti andiamo in trio, voce, chitarra e basso e così. Solo che dopo una sera l'abbiamo fatto, volevamo farlo seriamente, poi ecco, abbiamo cominciato a suonare Cremonini,
poi abbiamo cominciato a suonare qualsiasi cosa plausibile, immaginabile. Allora lì, Pausini. No, allora nel senso che fuori di Balino va bene, ma la dignità, no, scherzo. Come mi ha lasciato, no, non ritorna più. E quindi andremo da Ivan Barnovateno, che fa suonare tanti gruppi in acustico, un localino piccolo, ma è bello. E insomma faremo una serata così. Noi li chiamiamo acustici alla, ma non si può dire, quindi ecco, però. Va bene, ho capito. Poi a Zanomella l'11 alla Cascina Colombera, e poi vedo che a ottobre c'è. Sì, però prima c'è una cosa. Delle cose carine che non che diremo. Ci teniamo a segnalare noi. Segnala. Insieme all'Ant, sì, ad Andrea Longo, stiamo organizzando un festival che si svolgerà il 16, 17 e 18 al Centro Sportivo dell'Abbadia. E si chiama Punk Rock Festival 2011. Perfetto. In cui abbiamo raccolto 13 band, tra cui noi, vabbè, per carità, poi i Cranks, che saranno l'apertura di venerdì sera, i Rivelardes, che saranno gli headliner di sabato, ma poi ci sono anche i Libidine, ci sono. Al contrario, i Cranks saranno gli headliner del venerdì. Detto venerdì. Claudio! Sì, hai detto giusto, non hai seguito Claudio. No, hai detto lei era disattento. Tanto. Nota sul registro. I Libidine, i Cinderella Boy, insomma sono 13 gruppi, ce ne sono College, tanti, Famous College, che hanno accettato di suonare per beneficenza in favore dell'Ant. E tutto il ricavato va all'Ant. Tutto il ricavato infatti andrà in beneficenza. Avete fatto bene a dirlo, visto che io stesso sono un sostenitore dell'Ant, quindi sicuramente ne ha. Saluto Andrea, intanto che è qui ogni 3x2. E ovviamente speriamo che ci sia tanta. Infatti hai l'anteprima assoluta. Bene. Sei la prima persona che sa che esiste questa cosa. Sono contento. Da lunedì è un privilegio. Ma comunque sia, sentirò Andrea, ne parleremo ulteriormente di questa cosa. Ci piace, al di là degli Winnie the Punk, della manifestazione, parleremo sicuramente moltissimo. Siamo quasi arrivati alla fine. Io volevo adesso darvi la possibilità anche di farvi conoscere attraverso internet. www.winniethepunk.com è il vostro sito. Sì, yes, esatto. Poi voi singolarmente siete su Facebook. Sì. Datemi un po' di riferimenti, dai. Ma sì, allora, tanto basta ci cercare Winnie the Punk con la Y su Facebook e ci sono tutti i nostri nomi sopra nella casella sinistra. E in un cliccare sulla foto, chiedere amicizia. Esatto. E cancellare in caso di. C'è anche la possibilità di ascoltare qualcosina su internet di vostro. Noi abbiamo un canale YouTube che è www.youtube.com/winniethepunk, dove carichiamo tutti i video. Ovviamente c'è anche la sezione deliri, proprio si chiama così, in cui ci sono le cose un po' più matte che facciamo. I retroscena scandalosi. I retroscena, i backstage al book che abbiamo fatto per l'EP. Però ci trovate su Facebook ovviamente, quindi due pagine, c'è la pagina fan e la pagina amici. Poi abbiamo, come hai già detto tu, il sito, e poi comunque su internet ci trovate, nel senso che da qualche parte, tra foto, mica foto, di qua e di là. L'importante è ricordarsi la Y. Rompiamo le scatole parecchio. Winnie con la Y finale, esatto. Del punk, scritto punk con la K, ovviamente. Più facile così. Per quelli che non lo sapevano. Non si è storpiato dalla storia. Ci ascoltiamo ancora una vostra canzone, Leave Me Alone, sempre dal vostro EP. Saluto gli Winnie the Punk, ragazzi, in bocca al lupo e a stasera al Villaggio Happy. Sereno. Grazie.
Frequenze magiche. Radio Vera.